nacque il 13 aprile del 1817 a Pesco Sansonesco, in provincia di Pescara. Rimasto orfano di entrambi i genitori, a soli 6 anni fu accudito dalla nonna materna che gli insegnò a cercare Gesù presente nell'Eucaristia e ad invocare la Vergine Santissima. Ben presto anche la nonna morì e Nunzio venne affidato ad uno zio presso il quale lavorò come fabbro. Il duro lavoro e i maltrattamenti subiti lo fecero ammalare di tubercolosi ossea. Trasferitosi a Napoli e ricoverato all'ospedale degli incurabili, poté finalmente ricevere la prima comunione tanto desiderata. La malattia degenerò rapidamente e la morte sopraggiunse il 5 maggio del 1836. Nunzio aveva appena 19 anni. Il sommo pontefice Leone XIII ne decretò l'eroicità delle virtù nel 1890, proponendolo come modello ai giovani. Il 1 dicembre 1963 il sommo pontefice Paolo VI lo proclamò beato.